Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Yu-Gi-Oh! Puni Puni. Oggi, come ho detto, jackpot nell'altro video, andiamo a vedere come poter prendere Gibanyan Tripla S in modo semplice senza shoppare un euro. Allora, prima di tutto dovete vedere, cioè dobbiamo vedere che cos'è la modalità dei ticket, come funziona e cosa bisogna sapere. All'inizio, durante l'evento, quando iniziate l'evento, vi fa scegliere se volete andare in modalità verde o in modalità rossa. Qual è la differenza? Che nella modalità verde voi farmate meno punti, ma non potete rubare, come per esempio qua, non potete rubare i sigilli agli avversari. In modalità rossa, che vi consiglio di mettere fin dall'inizio, vi permette di rubare e di essere rubati dagli avversari. Quindi, una volta aver impostato la modalità rossa, anche perché farmate più punti con l'autoclicker e non vi si inceppa cliccando tasti e robe, quindi vi consiglio di mettere la rossa. Voi mettete l'autoclicker, che c'è il video sul canale, andatelo a vedere su come metterlo. Potete fare i tre sigilli, li fate abbastanza rapidamente. Quando arriverete al quarto, ovvero quello di Gibanyan, dovete prima di tutto avere i ticket, che come si prendono? Ne potete prendere tre dallo shop, come vedete qui, ne potete prendere tre massimi, ne potete prendere un altro tramite una missione. Qui scorrendo troverete una missione che appunto vi dà come ricompensa un ticket, ovvero questa, che la missione è di battere lo stage numero 13 con solo ranghi A, che è molto semplice. Così vi danno un quarto ticket. Diciamo che per rubare dovete avere ovviamente dagli 8 a 12-13 ticket, poi dipende da quanto siete bravi voi a rubare, se non perdete, se non vi rubano ulteriori oggetti. Una volta essere arrivati a 4, quindi che avete preso quella delle missioni più quello dallo shop, quello che vi consiglio è farmare in questo stage qua, quindi in quello di Omatsu, la tizia rosa, perché la tizia rosa, tra i possibili reward che vi può dare anche i ticket con un rate abbastanza basso, però vi dà. Il bonus che dovete utilizzare per batterla è lei, che ho fatto il video dove l'abbiamo trovata, lei, questo rango Z qui, che appunto vi permette di batterla e di droppare i ticket. Quindi se avete lei vi consiglio di mazzarla. Anche se avete lo ZZ, questo qui è ancora meglio. Andate contro di lei e vi farmate una decina di ticket massimo, ok? Una volta aver accumulato una quindicina di ticket, insomma, dovete preparare il team per andare a rubare. Il team per andare a rubare è composto da due yokai fondamentali, ovvero i bonus. In questo caso questo rango Z qui, che si prende dalla slot, e quest'altro triple S qui. Dovete necessariamente maxarli con l'Energy Max, perché così vi daranno più punti. Adesso, una volta che avete impostato il team con i due bonus, dovete andare a mettere degli yokai di supporto che hanno la stessa tribù di questi yokai. Quindi qua abbiamo uno scuro e un generoso. Quindi voi metterete gli oscuri che accompagnano lui. Mettendo gli yokai di rango A, per esempio, potrete fare in modo che gli avversari abbiano una potenza minore e che quindi vinciate voi in termini di punti, perché la modalità dei ticket è basata sui punti. Quindi voi più punti avete rispetto all'avversario e prendete l'oggetto. Adesso qui bisogna sapere le tribù giuste.
da utilizzare contro gli avversari. Andando nello score attack, o sotto qui a sinistra della grafica, trovate questo schema. Questo schema qui vi dice quali tribù sono più quali tribù sono più efficaci rispetto ad altre. Per esempio, qui abbiamo gli oscuri con un pallino rosso che va verso gli audaci. Quindi sapete che gli oscuri sono super efficaci contro gli audaci. E stessa cosa per i tosti, questo qui. Quindi voi, avendo un team composto da tribù oscura, dovete di conseguenza andare a rubare contro degli avversari che hanno al centro, perché dovete avere lo yokai al centro, vi consiglio di mettere l'oscura al centro in modo che quando i due puni si combattono, perché la modalità funziona che i due puni si combattono uno per uno, e quindi dovete mettere o il bonus o comunque uno scuro al centro, in modo che quando arriva al turno suo riesce a battere l'audace. In questo modo, ovviamente avendolo maxato il bonus, farete tipo 4.000 punti, vincerete 4.000 punti di differenza rispetto all'avversario, e che quindi vi farà ottenere l'oggetto. Stessa cosa, quando trovate un generoso, dovete andare contro uno splendido o contro un misterioso. Adesso vi faccio vedere. Andando qui, sempre nella tabella, vedete che i generosi sono super efficaci sugli oscuri e sugli spaventatutti. Quindi se trovate un avversario che ha per esempio lo ZZ con il bonus punti, che in questo caso è lui, fate conto che lui ce l'abbia al centro e quindi lo attaccate perché è audace, e voi avete lui che è al centro, quando il triple S oscuro si sconterà contro lo ZZ e vincerà l'oscuro. Quando avete un generoso se decidete di mettere lui al centro, dovete assicurarvi che il tizio che è andato ad attaccare abbia o sempre lui oppure uno spaventatutti tipo lui, ok? Quindi questa è la meccanica appunto per rubare. Ci sono però due tribù in particolare che sono dette le tribù neutre. Ok, cosa vuol dire? Per esempio, andate nelle tribù e avete un Enma. La tribù degli Enma è particolare perché insieme alla tribù degli spettrali sono neutre, nel senso che quando si vanno a scontrare contro un altro yokai di qualsiasi tribù non vincono e non perdono, rimangono così. Questo fa sì che quando voi se voi mettete dei ranghi A dentro il team, evitate di trovare gente con il team full tribù di Emma, perché se voi trovate un team full tribù di Emma non lo potete contrastare, perché la tribù di Emma rimane così, non aumenta punti, non diminuisce. Quindi di conseguenza, abbassando la potenza degli avversari, potete trovare gente scarsa in modo da riuscire a rubare più facilmente. La potenza si abbassa appunto mettendo i ranghi A dentro il team con un rinforzo appunto dei due bonus o con uno ZZ. Se proprio non avete uno ZZ, potete mettere un altro triple S o uno Z oscuro. Quindi questa era la meccanica per rubare, come rubare in modo semplice senza perdere. Grazie per aver visto il video, alla prossima.